lavoratori, a tutti. Si apre una nuova pagina di questo rapporto fra l'amministrazione e Napoli Servizi che poggia su delle sfide che io definirei esiziali per questa amministrazione, dal patrimonio alle strade, ai giardini, alle scuole. Napoli Servizi viene in qualche maniera riconosciuto come una sorta di hub di smaltimento di quelle che sono le principali necessità del Comune di Napoli. Per ben 5 anni, quindi 2 anni più di prima, e con un quantitativo economico che sostanzia queste aspettative da parte dell'amministrazione, che ci metterà in contatto con le possibilità di raggiungere i nostri obiettivi. E oggi qui racconteremo come molti di questi obiettivi, passata la fase iniziale tipica del buon padre di famiglia, si arriva, si taglia un po', si riorganizza, ora questi servizi saranno sostanziati anche su un livello completamente diverso di interazione tecnologica dell'azienda. Dove interazione tecnologica significa dal controllo delle presenze quotidiano fatto con maniera molto più articolata e informatica, che ci consente di avere rilievi precisissimi sui lavoratori, fino alla possibilità di gestire per esempio i rapporti col cittadino. Quello che racconteremo oggi del portale per i PIS, il pronto intervento strade, mette in contatto il cittadino con le nostre attività, quindi il cittadino oltre all'amministrazione a breve potranno vedere quelli che sono i nostri interventi in giro per la città.